Tre sono le cause principali della catastrofe sarda. Da un lato vi è il Mediterraneo, che ha ancora molta energia da smaltire, che ha accumulato durante l'estate. Da inizio autunno poi non vi è stata alcuna incursione di aria fredda dal nord Europa verso il Mediterraneo meridionale a raffreddare le acque e l'atmosfera. E ciò, unito al fatto che le temperature sono rimaste spesso sopra le medie del periodo, ha fatto sì che con il manifestarsi delle perturbazioni tipiche d'autunno si sono formati veri e propri mostri temporaleschi che scaricano acqua ed energia in brevi lassi di tempo. La seconda causa di questi drammi è il territorio, che per l'81% dell'area sarda è a rischio idrogeologico. E questo a causa dell'incuria dei corsi d'acqua, spesso abbandonati a sé o cementificati senza dar loro possibilità di sfogo. La terza causa è la mancanza di un efficace sistema di previsione meteorologica che, con un'efficiente struttura di informazione, avvisi la popolazione dell'imminenza di pericoli meteorologici.